Ciao a tutti e bentornati sulle librerie mobili di mezzanotte. Oggi vedremo questo modulo dell'avventura di Henry Walter, Le fronde della benevolenza, un modulo di avventure per Troika che abbiamo visto qualche puntata fa, sempre edito dalla Melisonian Art Council. Di che cosa parla? Beh, potete vederlo già dalla copertina, c'è questo enorme bestione di pianta. Eh sì, questo qui è il Duca de Corticus. Il Duca de Corticus è un regnante sul sereno regno di Plandra, la metropoli di Plandra, e sta morendo. Sta morendo come mai? Non ha più l'approvvigionamento delle terre rare che è necessario per il suo ciclo vitale e per preservare appunto tutto il ciclo che fa questa pianta senziente che non si sa da quanto tempo regni su questa metropoli. I nostri eroi sono convocati appunto dal duca per dargli una mano, per scoprire come mai non arrivano più queste rare piante. L'avventura è un point crawl. Che cos'è un point crawl? È un'avventura basata sugli degli spostamenti e delle situazioni create in determinati luoghi. Come vedete, questa è la mappa del point crawl. Abbiamo una serie, la Plandra, che è il nostro punto di partenza. Da lì potranno scegliere di andare o qui o qui gli eroi. Da qui poi le varie eventi e le varie diramazioni gli permetteranno di sviluppare l'avventura esplorando diverse zone, passando a diversi snodi narrativi, incontrando figure diverse dalla storia. Ci sono appunto, come vedete, due finali possibili, ma non poniamo limiti alla fantasia dei giocatori. Questo è un point crawl, è diverso appunto dall'hex crawl che usa degli esagoni. E diverso anche dal dungeon crawl che conosciamo tutti bene. Di solito usa dei quadrati ed è all'interno delle segrete di un castello. Torniamo alla nostra avventura. È un'avventura di circa una quarantina di pagine. E ci presenta appunto un incipit e i giocatori dovranno scoprire come mai. È un'avventura a tempo. Infatti all'inizio verranno tirati 4 di 6 e si segneranno i giorni che mancano prima della morte del duca. I giocatori dovranno riuscire a trovare le terre rare per farlo sopravvivere prima della scadenza. Questo è lo schemino che ci hanno permesso appunto per riassumere il tempo che scorre. Per ogni ora che passeranno in giro a viaggiare o a combattere i nostri eroi, il master cancellerà un pip fino a raggiungere il tot dei giorni che sono venuti fuori durante il tiro del dado. All'inizio si parte dalla metropoli, appunto, poi c'è il viaggio. Come sapete, Troika usa un sistema interplanare tra queste sfere di cristallo sospese sul cielo gobbe, cioè sul cielo gobbo, e si viaggia attraverso le chiatte dorate. Eccola qui, questa è un esempio di Golden Barge, appunto, ed è una chiatta dorata e viene attaccata da questa bestia del vuoto. L'arte, come al solito, non delude quando si tratta di Troika. Qua abbiamo appunto le statistiche, quello che può succedere, le possibili interazioni e gli attacchi della bestia. Come vedete, gli NPC della nave, ciascuno con i suoi obiettivi, le sue propensioni e le sue statistiche. Altre attività che possono essere fatte o situazioni che possono succedere, riassunte sempre su delle tabelle basate sul D6. Come sapete, però, se avete visto il video precedente, Troika si basa esclusivamente sul D6. Qua abbiamo i nostri eroi, invece potranno prendere un altro modo di raggiungere, potranno essere attaccati da queste Baba Yaghe terribili. Alla fine c'è il resoconto, quindi non solo sono elencati qui i mostri che possono essere incontrati, ma c'è anche il bestiario alla fine. Come vedete, i nomi sono particolarmente evocativi, ci sono i precipizi degli occhi sanguinanti e del vomito, la città vuota, con i suoi abitanti. Ah no, questo è l'atterraggio sull'asteroide. Qua appunto abbiamo, per esempio, per farvi un'idea, una colonia di grigie talpe dell'asteroide primitive. Vivono qui, sono a forma di patata e altezza circa di uno spaniel. Non hanno alcun concetto di nutrimento e di acqua e sono abbastanza naive. Sono quindi descrizioni molto brevi, come vedete, e servono, quindi hanno queste pinze che
che non usano mai, avendo paura di fare un affronto al Calculotronicus. E il Calculotronicus è una macchina che è caduta lì, ma non voglio neanche spoilerarvi più di tanto, perché appunto, come immaginate, se avete visto anche la presentazione di Troika, è tutto molto creativo. Qua abbiamo le terre selvagge dell'arcobaleno, per dirvi, vi farvi meglio un'idea di quello che potete incontrare. Possiamo andare, vediamo se abbiamo l'illustrazione. Qua abbiamo la bestia di nuovo del vuoto. Ecco, abbiamo i raider dal color vino, che sono della specie di umanoidi con le zanne. Questa è la loro variante un po' più tranquilla, le Baba Yaga che abbiamo visto prima. Anche qui, come vedete, come avevamo visto dentro Troika, c'è la tabellina che ci mostra la possibile reazione del mostro, che non è sempre e necessariamente aggressiva. Anche perché, appunto, essendo un OSR, la mortalità è abbastanza alta, quindi se si riesce ad uscirne senza combattere è meglio. I giocatori quindi navigheranno all'interno di questa mappa, che abbiamo visto all'inizio, attraverso questo point crawl, nei vari spazi, sperando di arrivare a ottenere la terra che serve tanto a The Corticus prima che lui muoia. Avranno la possibilità di incontrare i cavalieri giardinieri. Vedete, guardate questa illustrazione. Che hanno il loro scopo, che non rinunceranno mai a quello. Ah sì, chi è che proteggono i cavalieri giardinieri? Il dominio del sacro tubero. Ecco, per farvi un'idea di quello che si tratta qua. Ecco, questa è Troika, questa è un'avventura per Troika. Non c'è molto altro da dire senza spoilerare più di così. È un'avventura, appunto, come al solito, che ha dei contenuti stringati, evocativi ma brevi. Non mira a creare una lore precisa, non mira ad avere necessariamente, cioè l'obiettivo viene tracciato all'inizio e c'è un modo all'interno di questa particolare avventura per raggiungerlo. Ma è l'esperienza quello che conta. Se poi, appunto, i giocatori decidono di voler salvare le talpe dell'asteroide dal dominio del Calculatronicus, sono liberissimi di farlo, e anzi potrebbero addirittura trovare un modo che lo scrittore dell'avventura, Andrew Walter, non ha pensato per raggiungere la terra rara che serve a The Corticus. Magari loro hanno un modo, la terra rara magari viene dal cuore degli asteroidi, che ne sappiamo, lo potremo scoprire conoscendo e parlando con le talpe spaziali. E ecco, questo tipo di ragionamenti e questo tipo di giocabilità è, secondo me, tipica di questo tipo di design. E non è per tutti, come Troika, anche questo è un prodotto, diciamo, per esperti, cioè per gente che conosce il gioco di ruolo, sa barcamenarsi e ha una educazione anche ludica in ambito di GDR, particolarmente avanzata, insomma, anche perché si chiede di risolvere un sacco di questioni con gentleman agreement, dicendolo all'inglese, piuttosto che con il buon senso ludico che a volte può anche mancare. Mentre le situazioni in gioco, altro che buon senso, meglio risolverle con un po', anzi con molta sana creatività e anche un pizzico di follia vista l'ambientazione. Eccola qui, queste sono le 40 pagine circa della Fronde della Benevolenza. Un modulo avventura per Troika RPG, sempre edito dalla Melisonia Arts Council. E io ve lo consiglio, può andare solo per fare un'esperienza di point crawl. Se volete sapere di più, vi metto un link su un blog che parla appunto di point crawl, di hex crawl e di questi modi di strutturare le avventure basate sui territori e gli spostamenti, che potrebbero interessare a più di qualcuno. Anche per questa puntata è tutto, io vi saluto e ci vediamo nella prossima. Ciao!